Buongiorno a tutti. La questione del gestire le strutture o rilanciare la missione è una questione su cui si gioca moltissimo il futuro della comunità diocesana di Roma e ovviamente che riguarda, che interessa in modo particolare il ministero del presbitero. Direi il mio intervento sarà, vedrete, molto pratico. È una questione che coinvolge la quotidianità della vita di molti presbiteri di Roma. Vivendo il confronto anche con i presbiteri delle prefetture del settore est, nel momento in cui abbiamo condiviso il progetto pastorale per i prossimi anni nella Chiesa di Roma, la stragrande maggioranza dei preti si pone esattamente questo interrogativo. Ci si chiede di rilanciare la missione quando di fatto noi siamo molto presi dalla gestione delle strutture ecclesiali. Per cui viene chiesto, viene detto, per poter rilanciare la missione, sollevateci, l'appello è rivolto soprattutto ai vescovi, dal compito ingrato di essere i custodi e amministratori di strutture e pratiche ormai desuete e inutili. Qui il panorama delle strutture che si tratta di rivedere e della cui gestione ci si vorrebbe non più occupare, però concretamente, vi condivido questi input raccolti, varia moltissimo da presbitero a presbitero. Sembrerebbe tutti d'accordo di chiedere ai presbiteri di non doversi più occupare sulla gestione degli immobili e sull'amministrazione. Non dovrebbero occuparsene i preti, questo è quello che viene detto quasi sempre, salvo poi riconoscere che si fa una certa fatica a delegare questo compito. Credo anche perché in più di un caso è esattamente un ambito in cui ci si è buttati rispetto a un vuoto che si percepiva rispetto a una progettualità tipicamente pastorale, come a dire, se faccio fatica a fare un progetto pastorale, almeno mi occupo delle strutture. Quando ci si chiede ma quali sono gli elementi della prassi pastorale di gestione delle strutture da abbandonare, si va dalla burocrazia dei certificati, sono particolarmente detestati i certificati di idoneità dei padrini e delle madrine. Ma ci si mette anche l'iniziazione cristiana dei bambini, dei ragazzi, qualche volta le attività dell'oratorio, l'insopportabilità delle liturgie del sacramento della prima comunione, dell'Eucaristia e della Cresima, gran parte delle confessioni dei giorni feriali. Si ha normalmente la percezione che al primo posto ci sia la cura della vita della comunità, e nell'evangelizzazione, in modo particolare, la predicazione, la catechesi degli adulti e in molti casi le opere di carità. Invece c'è un aspetto dell'evangelizzazione che però è fondamentale, vale a dire tutto quello che riguarda il primo annuncio e l'iniziazione dei giovani e degli adulti alla vita della comunità, come anche l'altro grande significato dell'evangelizzazione come collaborazione per la trasformazione del mondo nel regno di Dio, riempire di Vangelo le realtà temporali, che è sentito e percepito come un compito importante, decisivo per il futuro della Chiesa. Però nello stesso tempo anche ci si sente particolarmente poco attrezzati per poterlo affrontare. Si lamenta il fatto di non avere le capacità carismatiche, appunto, per un primo annuncio. Anche se devo dire che la maggioranza dei sacerdoti sono globalmente contenti di quello che propongono come itinerario di preparazione al matrimonio, alle cresime adulti, meno forse di quello battesimale. Si registra il fatto che un annuncio porta a porta, a Roma almeno, è ormai fallimentare, non produce risultati. E si constata una pastorale giovanile un po' in crisi ovunque.
Questo è quello che fotografa la realtà, l'opinione dei sacerdoti, proprio intervistati, se volete, su questa domanda. Il nostro compito è gestire le strutture. Tutti dicono che è rilanciare la missione, ma si percepisce esattamente questo come un punto problematico. Direi che in Evangelii Gaudium la riforma delle strutture, è il secondo punto, rappresenta non a caso un punto fondamentale. Ed è un invito, mi verrebbe da dire una carta bianca che il Vescovo di Roma, che il Papa, ci lascia. Affida a ogni cristiano e a ogni comunità discernere quale sia il cammino che il Signore chiede. Evangelii Gaudium 20. C'è un lavoro caerologico che è in loco e che coinvolge presbiteri e comunità. Come concretamente in questo luogo rilanciare la missione? E quando si parla di strutture, come sappiamo, Papa Francesco invita sempre a non lasciare le cose come stanno. Evangelii Gaudium 25, ad avere il coraggio di una riforma delle strutture anche radicale, una continua riforma, perché, Evangelii Gaudium 26, ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare a condizionare un dinamismo evangelizzatore. Condizionare significa che non sono più un buon canale per l'evangelizzazione. Papa Francesco poi porta molti esempi, porta ad esempio la realtà di un linguaggio che non riesce più a comunicare in tempi mutati, la verità del Vangelo, perché mette in contatto semplicemente con formule che sono ormai da abbandonare e non con la sostanza del Vangelo. C'è un invito a fare in modo che tutte le strutture diventino missionarie. La riforma della Chiesa nasce proprio da una valutazione struttura per struttura sulla sua capacità efficacia dal punto di vista dell'evangelizzazione. C'è la consapevolezza che ogni struttura diventa vuota quando non c'è una vita che l'anima e la sostiene e che quindi la giudica. C'è una vita dello spirito, una vita della fede che fa di una struttura una buona struttura o una struttura ormai inutile. Bisogna essere tutti audaci e creativi nel ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile, i metodi evangelizzatori delle proprie comunità, senza divieti né paure. Evangelii Gaudium 33. Nel primo capitolo, come sappiamo, di Evangelii Gaudium, c'è poi una serie di realtà istituzionali della vita della Chiesa che il Papa chiede di cambiare in vista dell'evangelizzazione e con coraggio pensa alla parrocchia, a cui riconosce una grande plasticità e che quindi deve essere riformata in vista dell'evangelizzazione, utilizzando da parte del pastore una grande docilità e creatività missionaria. Ma poi ci sono le piccole comunità, i movimenti, le associazioni, la Chiesa particolare, il Vescovo e il Papa stesso. Tutto, la curia romana sappiamo, tutto quello che riguarda le strutture può diventare l'oggetto, deve diventare l'oggetto di una riforma in vista dell'evangelizzazione. Questo rappresenta un compito importantissimo e decisivo. Per quello che riguarda tutta la Chiesa, come sappiamo, Papa Francesco insiste in un'immagine forte che è quella di una chiesa madre dal cuore aperto, una casa del padre accessibile a tutti. E quando di conseguenza ci sono strutture che impediscono questo accesso, per quanto nel passato non abbiano avuto un ruolo sacrale che le considerava appunto intoccabili, compresi i sacramenti, dobbiamo tener conto che proprio la missione, che è un mettere in contatto il Vangelo con ogni essere umano, richiede un ripensamento di quelle strutture,
delle modalità stesse con cui viene proposto il sacramento alle persone. L'annuncio si concentra su ciò che è essenziale, il cuore del Vangelo, alla luce del quale tutti gli elementi secondari di dottrina vanno ripensati. È necessario, da questo punto di vista, trasformare consuetudini, norme e precetti ecclesiali, senza rinunciare a ciò che è il cuore, il mistero pasquale, che comprende anche lo scandalo della croce. Non è una riforma che serve semplicemente per rendersi più accattivanti, ma esattamente è una riforma che punta a comunicare lo Spirito Santo, comunicare il cuore del Vangelo. Per quello che riguarda il presbitero, anche il presbitero, quindi la sua identità, viene ritratteggiata da Papa Francesco in vista del suo compito missionario. E qui il contributo di Papa Francesco si fa molto interessante e ci riguarda come riflessione in questo convegno. Non soltanto cosa è necessario cambiare nella Chiesa, perché le strutture comunichino il Vangelo, corrispondano alla loro vocazione missionaria, ma la figura stessa del presbitero deve essere ripensata in questa chiave. Papa Francesco non ha fatto una trattazione sistematica della figura del presbitero, non è interessante tanto per lui presentare gli elementi teologici dogmatici di fondo, quanto tratteggiare una figura, un identikit di presbitero, un'operazione mi sembra teologico-pastorale, che sottolinea alcuni aspetti teologici e inevitabilmente manda sullo sfondo altri. E forse tutti noi, sentendo parlare il Papa sull'identikit del presbitero, siamo rimasti colpiti dal fatto che alcuni elementi venissero insistentemente riproposti perché considerati importanti, decisivi per l'evangelizzazione oggi. Nessun elemento di novità, ma esattamente un mettere al fuoco e lasciare nello sfondo invece gli elementi secondari, mettendo a fuoco ciò che è decisivo, ciò che è importante. Qualche tempo fa ho incontrato sia per caso il cardinale Stella che il vescovo Wong, che come sapete lavorano alla congregazione per il clero. Ancora non è stato fatto un lavoro sistematico sul ministro ordinato, sul prete, nell'insegnamento di Papa Francesco. Però alcuni testi sono sicuramente decisivi. Tra questi testi, detti anche dal cardinale Stella e da Monsignor Patrick Wong, sono i discorsi che il Papa ha fatto alla CEI, le omelie per la messa crismale, in modo particolare i discorsi alla Congregazione per il Clero e la lettera che il Papa ha scritto al Cardinale Ouellet come presidente della Pontificia Commissione dell'America Latina. È la lettera del 19 marzo 2016. Questi documenti fondamentali sono stati segnalati, mi ha detto Monsignor Patrick Wong, a loro stessi dal Papa, dicendo che secondo il Papa sono lì le chiavi di lettura della proposta che il Papa vuole fare. Il Papa alla Conferenza Episcopale Italiana nel 2016 disse: "Non voglio tratteggiare una figura sistematica, appunto, partendo dagli elementi teologici dommatici. Voglio semplicemente presentarvi un ritratto di presbitero, di parroco, quello che anche voi potete incontrare nelle vostre parrocchie." Io sottolineo anche l'aspetto della bontà del metodo. Non è una figura da costruire a tavolino, ma una figura che si incontra e che sembra convincente in vista del rilancio della missione. Allora, quali sono le caratteristiche di questa figura? Sicuramente è un'identità in movimento, non è un'identità statica, è un'identità quella del presbitero oggi che vive delle tensioni, dei dinamismi dentro e fuori,
rispetto ai compiti che svolge. Un primo elemento, sono tre che vorrei sottolineare, è prima di tutto il legame fortissimo che il presbitero vive nella quotidianità della sua vita con il Signore Gesù. L'amicizia con Gesù diventa il cuore della sua identità. Se l'identità è poliedrica, c'è però un cuore per Papa Francesco che è esattamente questa appartenenza al Signore. Qui si gioca la concretezza della sua vita quotidiana. Non è una figura funzionale, è una figura che si caratterizza prima di tutto dall'intensità della vita trinitaria a cui partecipa, che vive in profondità, nella preghiera e nell'azione. L'appartenenza al Signore significa che ha incontrato il Signore ed è stato conquistato da Lui. Il prete è uno che in Gesù ha sperimentato la gioia e la pienezza di vita e desidera che altri vivano della gioia con l'incontro con Lui. Ma questo significa che il rapporto col Signore lo ha liberato da una mondanità e lo ha messo in uno stato permanente di conversione. E come sapete, qui Papa Francesco sottolinea in maniera forte alcune malattie. Nel discorso alla CEI del 2016 se ne trova un elenco, ma in realtà ricorrono continuamente. Prima di tutto, sicuramente, le ambizioni di carriera e di potere, considerate una lebbra. Il secondo è il clericalismo. Il clericalismo impedisce esattamente quello stile sinodale, un esercizio di leadership di cui parlava prima Don Paolo, ma perché concentra su di sé tutta una serie di competenze, di funzioni che in realtà appartengono a tutto il popolo di Dio. Le frasi probabilmente più incisive si trovano nella lettera al cardinale Welle del 2016. Non è compito del pastore dover dire al laico quello che deve fare e dire. Lui lo sa tanto e meglio di lui. Molte volte siamo caduti nella tentazione di pensare che il laico impegnato sia colui che lavora nelle opere della Chiesa o nelle cose della parrocchia o della diocesi, e abbiamo riflettuto poco su come accompagnare un battezzato nella sua vita pubblica e quotidiana. Senza rendercene conto, abbiamo generato un'elite laicale, credendo che sono laici impegnati solo quelli che lavorano in cose da preti, e abbiamo dimenticato, trascurandolo, il credente che molte volte brucia la sua speranza nella lotta quotidiana per vivere la fede. Nessuno, dice ancora nella lettera il Papa, è stato battezzato prete o vescovo, è stato sempre soltanto battezzato laico. E questo ci deve rimanere nel cuore come qualcosa che ci configura profondamente. Gli altri elementi, le malattie su cui il Papa ritorna, li accenno, è il devoto che vive un intimismo religioso che di spirituale ha ben poco, il burocrate, l'anonimo funzionario dell'istituzione consacrato a un ruolo impiegatizio, quello che cerca assicurazioni terrene, soprattutto dal punto di vista economico, o cerca titoli onorifici, tutte cose che spingono a confidare nell'uomo, oppure che è preoccupato di legare a sé le persone che gli sono affidate. Sette malattie. Queste in genere sono particolarmente ricorrenti. La relazione con Gesù è quella che fa mettere continuamente in discussione esattamente questo tipo di approccio, modo di vivere il proprio ministero. Invece è decisivo, sempre in questo punto dell'appartenenza al Cristo, che il presbitero si consideri un misericordiato. E qui le espressioni sul più belle sono probabilmente in una messa crismale, quella del 2016, in cui Papa Francesco parlava del presbitero che sa vivere
una dignitosa vergogna e una vergognosa dignità, cioè che vive un equilibrio molto forte tra la percezione dell'assoluta dignità del proprio ruolo e la consapevolezza della propria miseria. Questo tipo di tensione interiore è tutt'altro che negativa, ci custodisce sempre in uno stato permanente di conversione, ci fa sentire sempre dei misericordiati. L'amicizia con Teveana, con Gesù, è il segreto della sua vita diversa, la vita del buon pastore, capace di parlare agli uomini di questo tempo e di testimoniare la tenerezza di Dio. Il secondo punto su cui il Papa ritorna spesso in questi documenti e tutte le volte in cui parla del presbitero è l'appartenenza alla Chiesa. Qui ci sono alcune espressioni su cui il Papa ritorna. Alcune idee teologiche fondamentali. Egli considera molto importante il terzo numero di Presbyterorum Ordinis, dove, citando la lettera agli Ebrei al capitolo 5, si sottolinea che i presbiteri sono presi dal popolo, inviati, costituiti per il bene degli uomini nelle cose che si riferiscono a Dio e vivono in mezzo agli altri uomini come fratelli. Presi dal popolo, a servizio del popolo nelle cose che riguardano Dio e in mezzo al popolo. Queste tre dimensioni sono, come sappiamo, come comprendiamo bene, importantissime per capire il rilancio della missione. Significa comprendere che la fede per noi presbiteri è un dono che la Chiesa ci ha fatto e che siamo parte di questo popolo santo di Dio. Siamo a servizio del popolo di Dio nelle cose che riguardano Dio, in quel primato del Vangelo, della vita spirituale, della vita trinitaria di cui parlava prima Don Paolo. E siamo in mezzo al popolo di Dio. Qui c'è qualcosa su cui Francesco ritorna spesso, è l'espressione che sappiamo bene, dice già in Evangelii Gaudium 33 a proposito dei vescovi e su cui ritorna spesso. Il pastore è qualcuno che cammina davanti al popolo, dietro al popolo, in mezzo al popolo. Camminare dietro al popolo significa non solo preoccuparsi di chi rimane indietro, ma anche fidarsi del fiuto del popolo di Dio. Questo è molto importante. Il servizio cairologico del presbitero non è ovviamente un monopolio. Il suo ministero è fatto in maniera sinodale nella comunità cristiana e con la fiducia che il fiuto del popolo di Dio sa cogliere quali sono le strade dell'evangelizzazione oggi. Paolo VI usa un'espressione, sempre la lettera al cardinale Ouellet, che ritengo fondamentale: la fede del nostro popolo. I suoi orientamenti, ricerche, desideri, aneliti, quando si riescono ad ascoltare e orientare, finiscono col manifestarci una genuina presenza dello Spirito. Confidiamo nel nostro popolo, nella sua memoria e nel suo olfatto. Confidiamo che lo Spirito Santo agisce in e con esso e che questo Spirito non è solo proprietà della gerarchia ecclesiastica. Perdere la memoria è sradicarci dal luogo da cui veniamo e quindi non sapere neanche dove andiamo. Questo è fondamentale. Quando sradichiamo un laico dalla sua fede, da quella delle sue origini, quando lo sradichiamo dal santo popolo fedele di Dio, lo sradichiamo dalla sua identità battesimale e così lo priviamo della grazia dello Spirito Santo. Lo stesso succede a noi quando ci sradichiamo come pastori dal nostro popolo. Quando ci sradichiamo, perdiamo la grazia dello Spirito fatta alla Chiesa. Metterci invece nell'atteggiamento di chi impara dal popolo di Dio, che ha fiuto per le modalità, i tempi, le possibilità della missione oggi, diventa fondamentale. Sempre nel discorso che ha fatto la CEI nel 2016, il Papa, a proposito del presbitero, dice: questa appartenenza al popolo, al presbiterio, del presbiterio al popolo di Dio è il sale della vita del presbitero. Fa sì che il suo tratto distintivo sia la comunione,
vissuta con i laici rapporti che sanno valorizzare la partecipazione di ciascuno. Il nostro primo compito è costruire comunità. L'attitudine alla relazione è quindi un criterio decisivo di discernimento vocazionale. Con molta chiarezza, il Papa dice che qui c'è qualcosa che è un tratto non facoltativo, ma decisivo della vita di un presbitero. E il terzo elemento è l'appartenenza al regno. Il presbitero si spende totalmente, non potrebbe fare diversamente, perché appartiene al regno. Questo significa tre cose. Questa appartenenza significa che il presbitero riconosce la presenza del regno nel mondo, anche al di là dei confini della Chiesa. Riconosce l'opera che Dio già compie nella storia umana e nella vita di ciascuno. Questo permetterà al presbitero di sostenere la speranza di tutti. Che cosa significa avere questo sguardo capace di cogliere l'azione del risorto per mezzo dello Spirito nella realtà, nel mondo, nella città? In Evangelii Gaudium 71 Papa Francesco dice che la presenza di Dio della città non va fabbricata, ma va riconosciuta, il Dio che già cammina nelle nostre strade, l'azione di Dio nelle culture che si producono nella città. L'azione di Dio nel cuore di ogni persona umana. Il presbitero è uno che proprio perché appartiene al regno sa riconoscere questa presenza. Secondo, il presbitero sa che Gesù risorto ha vinto il mondo e coglie i segni dei tempi che dicono che la storia umana sta camminando verso la pienezza del regno. Per questo il presbitero sostiene la speranza del popolo di Dio. Nella lettera al cardinale Ouellet, insistentemente il Papa parla di un episcopato, di un pastore che sostiene l'impegno del popolo di Dio dal di dietro, dal di dentro, anche dell'impegno politico, in modo particolare alimentando la speranza, non dicendo quello che si deve fare, ma alimentando la speranza. Terzo punto. Proprio perché il presbitero coglie con uno sguardo contemplativo la presenza del regno del mondo, sa relativizzare le difficoltà del tempo presente e non è preso dall'ansia di dover gestire tutto. Non ha frette escatologiche il presbitero, alimenta la speranza del popolo, la sostiene da lì dentro senza ansie, ma con la consapevolezza di chi vede le cose con uno sguardo che è quello della storia che cammina verso la pienezza del regno di Dio. Ecco, questi tratti mi sembra siano quelli che il Papa riconosce nell'esercizio del loro ministero da parte dei presbiteri e che ritiene importanti, e credo che ne siamo tutti consapevoli, per rilanciare oggi la missione nella Chiesa. Dinamismi interiori, spinte interiori, che già dicono che c'è un modello in atto che si sta fabbricando, che si sta realizzando. Quindi non qualcosa di, come dicevo, deciso a tavolino, ma che sta emergendo quando la Chiesa e i presbiteri in essa sono chiamati a vivere la missione.